Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, questa sarà una nuova rubrica. Questo è il primo video dell'inizio di una nuova rubrica che è dedicata ai classici riscoperti, cioè scoperti in realtà da me, cioè di quei film vecchi che fanno parte della storia del cinema che io guardo per la prima volta. Perché come sapete sono stato per 10 anni un po' lontano dal cinema, nel senso mi sono dedicato quasi a tutta la musica, solo dagli ultimi 3 anni sto riscoprendo il cinema, che era la mia passione principale da bambino, oltre alla musica. E quindi in questa rubrica analizzerò alcuni film che avrò visto da poco, comunque, o la prima volta comunque da poco, e dirò le mie impressioni. Allora, oggi parliamo di 4 film. Il primo film di cui vi voglio parlare è Shining di Stanley Kubrick del 1980. Allora, l'ho già visto 4 volte questa pellicola, quindi è il film tra quelli che cito di cui posso parlare in maniera più approfondita e più perché mi sono fatto un'idea molto più consolidata. E vabbè, prima di tutto ho notato che è sicuramente un tipo di horror di stampo classico, cioè nel senso non è quell'horror tipico degli ultimi anni, quello molto commerciale dove ci sono solo jumpscare, dove praticamente non conta più il terrore ma conta lo spavento improvviso. Ma praticamente questo Shining di Stanley Kubrick c'è un susseguirsi degli eventi che piano piano fa nascere terrore, secondo me, quando si consolida il film, che poi porterà all'epilogo anche molto, cioè verso il finale che è molto d'impatto e molto, diciamo, molto, come si può dire, anche violento tra virgolette, comunque molto cioè praticamente si arriva alla fine diciamo che praticamente dove la tensione è al culmine, sì, si arriva a una tensione finale che è al culmine, inquadrature anche diverse rispetto all'inizio dove sono abbastanza lente le riprese, il montaggio anche non è così veloce, mentre alla fine ci sono proprio inquadrature molto serrate per dare l'idea di tensione massima per arrivare poi alla risoluzione finale. Vabbè, quello che mi è piaciuto di questo film sicuramente sono alcuni tagli nel montaggio che portano delle inquadrature singole di alcuni particolari, tipo che ne so, il sangue che sgorga dalla porta, oppure anche altre cose, anche quella scritta Murder al contrario, poi anche queste piccole cose che rendono geniale il film, anche l'espressione del bambino a volte di terrore, queste vabbè, comunque sicuramente è un film che non lascia, si vede che è perfetto in ogni inquadratura come tutti i film di Kubrick. E quello fino adesso dei film che ho visto di Kubrick è quello che mi ha colpito di più, perché praticamente anche la registrazione degli attori, soprattutto di Jack Nicholson, è incredibile, fa entrare proprio nel mood del film horror vero, quello classico, quello. Gli horror veri che un po' stanno rinascendo questi ultimi anni, ma comunque diciamo altre scene che mi sono piaciute un sacco sono quelle dove si vede proprio un'impronta fotografica molto particolare, come ad esempio la scena dove va a
nel bagno che c'è il muro che è dipinto di rosso per dare il rosso sangue, per dare come immagine il rosso sangue della violenza. Poi ci sono anche altre immagini come prevale il rosso nella fotografia, questo l'ho notato. Ah sì, un'altra cosa incredibile sono i dialoghi che sono molto studiati per appunto creare quella surrealità, quella tensione piano piano. Quindi praticamente la sceneggiatura, diciamo, fotografia, montaggio e anche diciamo, movimenti di macchina sono un film di Stanley Kubrick, sono tutti perfetti per unirsi per un horror, diciamo, che è un po' fuori dai canoni, perché è un horror che è molto diverso da quelli degli ultimi anni che vanno adesso. E quindi diciamo che si va anche alle scoperte di un certo tipo di cinema classico in generale, oltre che all'horror classico, è un cinema d'altri tempi, diciamo, di cui Kubrick era uno dei capisaldi, diciamo. Poi, il secondo film di cui voglio parlarvi è Quarto potere di Orson Welles del 1941. E questo è un film che ho visto due volte finora. Che dire, praticamente si nota benissimo che Welles era un genio e comunque questo è il primo film che vedo di Welles finora. Non avevo specificato che di Kubrick invece ne avevo visti almeno 6 o 7 ne ho visti. Già, invece di Welles è il primo che vedo questo. Stavo dicendo, all'inquadratura si vede proprio la perfezione, cioè la classe, diciamo, la professionalità di un genio. Il montaggio all'inizio è molto serrato, quindi d'impatto, poi alcuni movimenti di macchina con lo zoom out che praticamente si allontanano per dare quel senso di spazio, come ad esempio l'inquadratura famosa dove c'è la scritta Kane, c'è lui che parla, c'è Orson Welles che parla con l'immagine sua dietro, quando fa il discorso politico. Poi ad esempio anche questa usa dei flashback, perché per Quarto Potere è stata la prima volta che l'ha introdotto questo. E poi, vabbè, diciamo che. Ah sì, poi ho visto una condensazione di quasi tutti gli stili presenti adesso. In modo avanguardistico già 80 anni fa praticamente è come se ha creato vari stili a cui si sono ispirati, che hanno usato poi i registi successivi, cioè quasi tutti, e anche per quanto riguarda un'alternanza di inquadratura, appunto all'inizio, come ho detto, con montaggio serrato, e poi verso la fine invece con tempi più lunghi, più silenzi. Per dare come impatto della storia iniziale, però verso la fine si rallentano i tempi per dare la riflessione per andare verso il finale. Poi comunque c'è molto impegno politico e sociale in Wells, e questo si vede subito proprio, anche quello è molto presente, diciamo. E quindi vabbè, si vede che è stato uno dei maestri, comunque, dei primi, diciamo. Poi il terzo film di cui voglio parlarvi è Una giornata particolare di Ettore Scola, del 1977. Allora, di questo film la cosa che mi ha colpito di più è. Ah, questo l'ho visto solo una volta invece, quindi ve ne posso parlare. Pur avendolo visto una volta, comunque mi ha colpito particolarmente. E quindi ve ne parlerò, cioè, non in maniera superficiale, ma un po' più approfondito, non tanto perché l'ho visto solo una volta, però l'ho visto solo una volta. Comunque, di quello che mi ha colpito di più di questo film è praticamente sono le inquadrature iniziali, soprattutto quando fanno vedere
interni della casa. Poi c'è il fascino del bianco e nero in questo film, come quarto potere anche. Comunque, l'inquadratura che si vedono nei dettagli della casa fa vedere appunto perché è ambientato nel fascismo questo film. E praticamente anche le carrellate e gli zoom per far vedere all'inizio che si vedono praticamente per mostrare le varie parti della casa, cioè le varie stanze della casa, poi la scena iniziale anche che si vede il quotidiano di questa famiglia, il periodo del fascismo, questa famiglia povera, penso. E la cosa che mi è colpito di più di questo film, però, soprattutto, è la sceneggiatura, perché parla praticamente di temi molto importanti come i sentimenti umani, la solidarietà umana, ma allo stesso tempo anche impegni sociali, come si vede che è un film antifascista comunque. Perché gli attori sono bravi, Mastroianni e la Loren soprattutto, vabbè, sono loro due gli attori principali. Comunque è un film molto d'impatto, che emoziona molto, è quello che mi ha colpito soprattutto. Cioè, anche l'originalità della sceneggiatura, cioè la genialità e l'originalità della trama anche quello. E poi l'ultimo film di cui vi voglio parlare è... Ah, comunque Dietro le scola, questo è il primo film che vedo. Poi il quarto film, l'ultimo di cui vi voglio parlare, è Amarcord di Federico Fellini del 1973. Anche di Fellini è il primo film che vedo. Vabbè, si vede che è stato uno dei principali registi della storia del cinema, perché praticamente... Le mie impressioni principali sono praticamente di un'impronta classica, si vede, ma allo stesso tempo già avanti anni luce. E precisamente lui usa, ho visto che usa, almeno in questo film, Amarcord, usa inquadrature molto... usa inquadrature e montaggio entrambi lenti, però la fotografia è molto versatile, cioè va dal buio alla luce, dall'acceso allo spento, allo sporco, al più vivace, eccetera. E la sceneggiatura di questo film è abbastanza semplice, ma allo stesso tempo è intrecciata. Poi è intrecciata, che sono varie storie che si susseguono, storie diverse. Sono bellissime le citazioni in termini dialettali dei vari paesi, poi anche dei soprannomi, quelle cose molto fanno vedere proprio la caratteristica dei borghi, quindi fanno vedere proprio la bellezza della varietà anche se ambientato a Rimini, però credo, però fanno vedere la varietà delle varie situazioni di tradizione dei vari paesi. Quindi una storia sia che parla della situazione in quel periodo, anche questo è ambientato nel fascismo, ma anche delle vicissitudini precise delle persone comuni, diciamo. E poi anche la sottile ironia di Fellini si vede benissimo in questo film, e anche qualche riferimento alla satira politica e sociale. E poi inoltre i paesaggi, lo sfondo dei paesaggi, cioè lo sfondo, poi anche qui ci sono ampi silenzi con sfondo dei paesaggi, sia rurali che naturali, cittadini, e con anche alcuni campi lunghi, che accentua ancora di più la magia. Quindi si vede comunque che sta parlando di uno dei principali cineasti della storia, poi essendo anche italiano è anche un motivo d'orgoglio. Va bene, così conclude qui questo video e alla prossima.